Niente, adesso proviamo il 1010, che è la versione con due woofer da 10 e sempre tweeter ceramico. In questo caso il tweeter in questo momento è acceso. Ha questo attacco abbastanza presente, veloce, che mi è sempre piaciuto. Per compensare, di sotto spingo un pochettino sui bassi, lavoriamo sempre intorno alle 800 come frequenza, vediamo un po' cosa cambia. Beh, devo dire, io mi sento a casa. Sì? Qui. Proprio per gusto personale, cioè io ho un settaggio di questo tipo con 2x10 e devo dire che mi trovo molto meglio. Tra le due casse non sento quella differenza abissale per cui un tono suona bene e un altro no. In questo caso devo dire che, a parte il gusto personale, non posso dire nient'altro che cose positive. Sentire il calcio nel culo quando li suoni, perché si sente una bella botta, cioè effettivamente da qua la spinta è notevole e comunque col volume siamo a 3. Effettivamente la sensazione che si ha è sempre quella di un ampli che, anche quando lo fai lavorare come si deve, ad alti regimi, ti supporta sempre. Grazie Giuliano. Niente, grazie a voi. E grazie ovviamente a Bassline che ci ha ospitato oggi. Yeah. Yeah.